Eccoci in diretta, saluto subito Denise Recchiuto della redazione di Le Fonti TV. Buongiorno Denise, ben trovata per il Buongiorno. nostro consueto aggiornamento di notizie. Beh, oggi al centro dell'attenzione, insieme alle altre notizie che abbiamo via via dato in questa mattinata, c'è la riunione del Comitato Tecnico Scientifico prevista proprio per oggi per andare a definire quello che è il piano delle riaperture per l'Italia. E quindi in queste ore sapremo tutto, sapremo che cosa ci aspetta. Pare che il governo con Mario Draghi abbia confermato comunque già le voci che erano circolate negli scorsi giorni. Quali sono? Sì, esatto. Oggi nuova riunione del Comitato Tecnico Scientifico, poi un nuovo confronto con le regioni e infine l'ultimo confronto che potrebbe arrivare mercoledì o più tardivamente giovedì con il governo, nel quale si andranno a delineare appunto le nuove linee guida per le riaperture e le regole appunto da seguire. Intanto si parla già di 11 regioni che potrebbero, con dati alla mano, diventare finalmente gialli, mentre il governo di Mario Draghi conferma nel frattempo la roadmap programmata per le riaperture, stoppando da un lato le pressioni che arrivano proprio dal centrodestra per posticipare il coprifuoco. In particolare Matteo Salvini chiede di posticipare il coprifuoco alle 23, e dall'altro lato invece il pressing delle regioni per rivedere la scelta di riportare tutti gli studenti in classe a partire proprio dal 26 di aprile. Oggi inoltre si discuterà nel Comitato Tecnico Scientifico proprio sul nuovo pass che servirà per accedere tra regioni di differenti colori. Si sa comunque con certezza che questo pass non sarà pronto ovviamente per il 26 di aprile, quindi continuerà a essere necessaria l'autocertificazione e uno dei tre documenti allegati, quindi certificazione vaccinale, documentazione di aver fatto il tampone nelle 48 ore precedenti oppure di essere già negativi. Si sa però che appunto che questo passo sarà in linea con le decisioni che verranno prese dall'Europa e che metterà a disposizione proprio questo passo a partire da giugno o più tardivamente luglio, e quindi l'Italia si adatterà a questo modello. Non si esclude però che insomma questo passo possa rientrare proprio nell'app già in vigore, che è quello della pubblica amministrazione, già utilizzata per il cashback di Stato, quindi l'APIO, che quindi contiene già infatti i canoni europei per quanto riguarda l'identificazione digitale. Inoltre sul piano degli esperti del CTS ci saranno le linee guida delle regioni per le riaperture, che su due punti in particolare suscitano delle perplessità, ovvero la riapertura di bar e ristoranti anche in zona arancione e gialli e l'utilizzo degli spogliatoi in piscine e palestre. In particolare questi due punti si pensa che non passeranno insomma il vaglio Sì, finale. ci saranno ancora delle limitazioni, ovviamente, poi sarà tutto graduale. Quindi per spostarsi ci si potrà spostare anche tra regioni di colore differente, ma con documentazione, quindi Per il momento tampone sì, e poi attenderemo il effettuato. Sì, certo, il famoso pass vaccinale che peraltro ha creato anche un po' di scompiglio e continuerà a crearlo. Andremo poi a definire quali sono esattamente le caratteristiche di questo pass vaccinale. Va bene, quindi aspettiamo la riunione del Comitato Tecnico Scientifico. Grazie Denise Recchiuto che resta in redazione a monitorare tutte le notizie e a presto sempre sulle fonti Grazie a TV. voi.